La Reggio Mediterraneo ritorna al successo dopo queste due partite, un solo punto, un successo importante in ottica futura, Natale. Sì, ritengo che abbiamo legittimato la partita. Loro non credo che abbiano fatto nessun tiro in porta tranne il sacrosanto rigore, perché era rigore netto, un fallo stupido del mio giocatore, ma nell'arco dei 90 minuti non ho visto mai una parata del mio portiere. Per quanto riguarda la gara in se stessa, è stata una gara tattica, perché con due squadre, tutte e due importanti, predisposte per poter fare un campionato all'avanguardia, ma sicuramente la mole di gioco che abbiamo sviluppato noi e definito, ritengo che sia legittimo il risultato. Ma io nel primo tempo, dopo una fase di studio di 15 minuti per capire anche come giocavano loro, ho visto che c'era qualche difficoltà e, come ho detto prima al vostro collega, ho visto che tutte le azioni partivano da bene in casa e ho cercato di limitare il giocatore avversario e allo stesso tempo, mentre rubavamo palla, essere forti sugli esterni nell'uno contro uno. Ritengo che il secondo tempo sia stata una partita a senso unico, come ripeto prima. Sì, loro hanno fatto una partita tosta a metà campo, ma se lei, come lei ha ben visto, non è che abbiamo subito nulla, tranne che quell'episodio del rigore che è netto, che il mio giocatore è stato molto ingenuo. Ma comunque ritengo che nell'arco dei 90 minuti sia una vittoria meritata, una vittoria di morale, di classifica e soprattutto di quello che è l'identità di questa squadra, quello di accettare ogni partita, di accettare con rabbia e con determinazione e giocare a calcio e farsi rispettare da tutti. La mister, una buona prestazione nonostante la sconfitta? Io penso che siamo partiti bene sul piano del gioco, sul piano mentale, sull'approccio alla partita. Abbiamo tentato e provato di fare la partita, ci eravamo riusciti, peccato perché quel gol sul finire del primo tempo. Loro hanno capitalizzato al massimo le occasioni da gol. C'è stata possibilità con un'occasione da gol per portarci sull'1-1, non siamo riusciti a pareggiare e poi il calcio così è. Successivamente hanno avuto la palla gol e ci hanno puniti. Mister, due sconfitte consecutive contro le prime due della classe. Quali differenze ci sono fra le due sconfitte? Ma sul dettaglio, sull'attenzione, perché noi paradossalmente alla minima disattenzione come oggi, come a Corigliano, abbiamo pagato dazio. Forse in questo momento stiamo pagando un po' troppo le situazioni di gioco, fermo restando non tanto per le occasioni da rete create, ma pure la mole di gioco che abbiamo sviluppato il primo tempo è un peccato. Il vostro obiettivo dopo queste due sconfitte? Il campionato è lungo, ancora non si può stabilire niente. Cercheremo di battagliare su tutte le singole partite, ancora mancano 22 partite, sarà poi alla fine che faremo i conti. We'll be right back.